sfida d'alta classifica al Friuli tra Udinese e Cagliari, sfida che profuma d'Europa. Spalletti vuole dimenticare la sconfitta a Genova e conferma l'11 dell'Epifania. Anche Arrigoni non cambia formazione, 4-3-3 per il Cagliari, 3-4-3 per l'Udinese che va subito all'arrembaggio. Al 13° Pinzi cerca Iaquinta, anticipato da Maltagliati. Sono i friulani a tenere in mano il pallino del gioco, il tridente bianco-nero preme sulla retroguardia sarda. Al 18° sul cross di Di Michele, Bertotto manca per un soffio la deviazione. Da spettacolo la squadra di Spalletti, al 20° azione in velocità, tutta di prima, Jan Kulowski, Iaquinta smarcato dalla finta di Di Natale, il sinistro dell'attaccante deviato da Brambilla in corner. 24° ancora Udinese in cattedra, Pizzarro trova Di Natale, controllo, battuta, rete, bianconeri in vantaggio. Quarto gol in campionato per l'ex empolese, bella preparazione come rivediamo, il controllo con l'esterno, prende la mira ed il tiro, tutto di destro, palla nel 7. Al 38° si fa male a Beijon, il Cagliari entra Conti. Nel finale ancora l'Udinese in evidenza, il lancio di Jan Kulowski per Iaquinta che fa da torre per Di Michele che non capitalizza. E siamo alla ripresa, nel Cagliari entra anche Pisano per Bega, Rigoni ridisegna la difesa con Lopez centrale ed il nuovo entrato a destra, far play tra Di Michele e l'arbitro Dondarini, si danno la mano. 14° soffre il Cagliari sul fianco destro della sua difesa, Di Natale scambia con Di Michele, ma l'ultimo tocco è del nuovo entrato Pisano e il 2-0 dell'Udinese lo rivediamo meglio nelle immagini rallentate, il tocco del giovane 18enne cagliaritano. Nella formazione sarda esce Zola tra gli applausi, entra Suazo. Al 22° Brambilla regala un clamoroso pallone a Di Natale che evita anche Iezzo, ma a porta vuota sciupa un'occasione ghiottissima. La partita è sempre vibrante. Al 27° Suazo si presenta solo davanti a De Santis, grande opportunità, ma il portiere dell'Udinese sventa in due tempi. Primo piano per Suazo, ancora Cagliari. Al 28° Gobbi per Langella, fino a quel momento in ombra, al sinistro contro il palo. Centra il palo, risponde sempre l'Udinese. Al 31° combinazione Di Natale, Mauri, subentrato Di Michele, vola Iezzo a salvare la sua porta. Applausi anche per Di Natale, sostituito da Pazienza. Finisce 2-0 per l'Udinese che ritorna così al successo e può ritornare a sognare la Champions League, ennesima battuta d'arresto esterna per il Cagliari. I sardi confermano così la loro vocazione casalinga in campionato fino a questo momento. È tutto. Dopo una sconfitta con 3 giorni soltanto di recupero, invece la squadra ha fatto molto bene e anche patendo un pochettino sul finale della partita qualche situazione, penso abbia meritato la vittoria. Avete sofferto un pochino dopo l'ingresso di Suazo? Sì, è chiaro che Suazo, Lancella e Esposito sono 3 giocatori molto veloci e il risultato era sul 2-0, lì abbiamo arretrato un pochettino il baricentro e loro in un paio di situazioni sono stati bravi a crearci dei problemi, però anche noi abbiamo sempre contrattaccato e tutto sommato penso sia giusto così, ecco. Allora, da un attacco che produce molto a uno che quest'oggi è venuto meno proprio nella sua forza principale. Ma diciamo che non solo l'attacco è venuto a meno, quando non si crea molto, secondo me non è solamente colpa solo dell'attacco, è chiaramente tutta la squadra che ha fatto fatica a sostenere gli attaccanti, anche perché di fronte avevamo una grande squadra che è l'Udinese e non ci ha permesso molto. Ecco Gabriella, io volevo fare un'ultima domanda all'allenatore del Cagliari, che poi più che in attacco i problemi pare che il Cagliari ce l'abbia in difesa in questa fase, sono 16 le reti subite nelle ultime 7 partite, ma la domanda che volevo rivolgergli è: con Zola tutto chiarito, sì? Sì, sì, con Zola nessun tipo di problema. È chiaro che era dispiaciuto per la sostituzione di giovedì, però sono cose che ci possono stare.